Natale, che mamma quest'anno deve fare la casa della Befana, pure i fidanzatini di Anna Laura e Luigi, no? E vabbè, perché dice che è tradizione. È tradizione? No. È come che quando la fidanzatina ero io, da lei la casa della Befana non l'ho mai ricevuta. No, no, perché all'epoca lei diceva che la Befana eri tu. Pasquale, domandaci a Carmela se ha preparato la scopa per il 6 gennaio. Bambina, non farmi ridere. E tu domandaci a tua mamma, come mai è partita in anticipo quest'anno? Che è? Tiene più consegne da fare? Carmela, non cominciamo, eh? Se non l'ha aggiustata, gliela regalo nuova nuova. E io ve la presto. A così faccio fa uno volo. Al fidanzatino di Anna Laura, nella calza, ci metto la soppressata del paese e le olive del Cilento. Mammina, ma sono bambini di 10 anni. Io non credo che questa cosa possa andare bene per loro. E sanno amare da piccolini. Le tradizioni vanno rispettate. No, 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 no. Gianluigi? Luigi? Gianluigi? Luigi. È vegano. È malato, poverino, che tena. Non mangio a prodotti animali. Ah, e lo sapevo che tena a te come suocera? Mammina! Alla fidanzatina di Luigini ci voglio prendere una casetta tutta rossa, piena di fiocchi. Non sia mai! E quella la mamma ce la restituisce subito, subito. Perché quella dice che il colore rosa e blu per maschietta e femminuccia è roba superata. Non facciamo brutte figure, facciamo i retrogradi. E a me non me ne importa proprio. A Gianluigi ci faccio assaggiare una bella sasicchia e a... Sveva, sveva mammina, sveva. A Sveva ci faccio una bella casetta piena di tulli rosa e fiocchi colorati. Ecco qua. Mi da fare pacci ambresso ambresso. E a te mammina che ci mette nella casetta? Ah, quello che vuoi tu mammina. Quello che fai tu è tutto giusto. Ah certo, quella è la Befana. Ma come ti permetti? La Befana è brutta. Sì, sì. Se la guardi ti fa paura. Sì. Entra senza bussare? Sì. È la suocera. Il 6 gennaio non venite a mangiare qua, eh? Perché mammina, perché? Andate dalla mamma di Carmela. I bambini devono pure conoscere la vera Befana. Ma mammina, 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 che mi ci metti nella calza? Che mi ci metti? Ci metti i soldini di cioccolata, mamma. Mettici i soldini veri. E poi ci metti i vasetti di pomarola, melenzane e bolognese. Che la strega, figurati del cucino. Grazie, mammina, grazie. Scusate, ma fate la calza a tutti e a me no. A te ti faccio la cazzetta contenitiva, boh. Mammina, ma tu sei sempre bellissima. Ma se vedessi come ti dona questo foulard. Voi volevate fare sempre l'attrice da giovane. Ma potete fare questo ruolo importantissimo. Ma che devo fare? Sono tradizioni di famiglia. Ma dai, non che ha tradizioni di famiglia.